ufficialmente la Gliziana e abbiamo qui un secondo ospite che ci fa veramente piacere avere tra i partecipanti a questo seminario, professor Pasini dell'Università di Torino, specialista anche di Davis, al quale è dedicato moltissimi lavori e in particolare ai temi della dinamica, e quindi il dialogo sarà veramente molto stretto con quanto abbiamo appena inteso da parte del professor Gaber. Il titolo che ha proposto il professor Pasini è di attuale potenziale e possibile in Lavis, diciamo comunque in un altro dei grandi, come dire, atelier della riflessione lavisiana, che incrocia, come vedete, penso moltissime delle cose che abbiamo già sentito dal professor Gaber. Lascio la parola e grazie. Grazie molto. Io intanto vorrei esprimere la mia gratitudine per essere stato invitato qua. La gratitudine speciale perché sono stato invitato per la seconda volta, questa, diciamo, la prima volta poteva essere un accidente, ma questa volta evidentemente è un onore specifico che mi viene dato. E quindi sono effettivamente molto grato, è un gran piacere essere qui, è un onore impegnativo parlare dopo Danny Harper. Io parlerò di un altro aspetto del pensiero di Leibniz, che concerne piuttosto un gruppo di nozioni modali, quindi possibilità, potenza, diciamo, cose complessivamente legate in effetti alla questione della possibilità, con un grosso spazio alla nozione di virtuale. In effetti Landau è in inglese, ma io parlerò in italiano. Su Landau potete fondamentalmente seguire quello che dico, perché è la scaletta della relazione. Anche se ho scritto virtuale potenziale possibile nel testo, andrò in direzione opposta, cioè partirò dal possibile, poi farò un breve passaggio sul potenziale, non è esattamente la nozione preferita di Leibniz, anzi è una nozione con cui Leibniz ha spesso espresso dei problemi, e concluderò invece con virtuale, che è una nozione usata da Leibniz, che è stata piuttosto evidenziata da certi interpreti, ed è anche una nozione su cui si possono dire un sacco di sciocchezze, e quindi anche io, diciamo, mi unirò a questo coro cercando di dirne il meno possibile. Cominciamo appunto dal possibile. Esistono molte definizioni di possibile nella storia della filosofia. I riferimenti principali di Leibniz sono dati dalla classica definizione dell'interpretazione di Aristotele, cioè il possibile è ciò il cui opposto non è necessario, che viene riformulata da alcuni dei principali riferimenti, almeno del Leibniz maturo dal punto di vista della scolastica. Sappiamo che Leibniz ha letto moltissimo gli scolastici, ma sappiamo che il suo modo di leggere gli scolastici non è, come diceva lui in una famosa autopresentazione, cioè di averli letti come dei romanzi, o almeno se li legge come dei romanzi è come quei romanzi gialli di cui si leggono le prime pagine e poi si va a vedere come finisce. Spesso Leibniz legge la scolastica in seconda mano, e il suo rapporto con gli scolastici va a periodi, cioè ci sono dei periodi in cui legge piuttosto certi tipi di scolastici, nei periodi in cui ne legge altri. Ma Leibniz maturo ha come riferimento una certa grande scolastica gesuita, e in particolare per la questione del possibile Leibniz ha presente una ridefinizione della definizione aristotelica in termini di non contraddizione, cioè il possibile è ciò il cui opposto non implica, o che non implica, si intende, non implica contraddizione. Leibniz trova questa definizione forse direttamente in Pedro di Mendoza, forse indirettamente, comunque la adotta ed è la definizione possibile che userà sempre, sia dal punto di vista teorico sia anche dal punto di vista operativo, cioè dal punto di vista del teorismo. E l'altro punto di riferimento è Arriaga. L'idea cioè che questa definizione di possibilità, come ciò in cui il
traduzione garantisca anche nell'ente possibile una, ossia identica anche nell'ente possibile, una non repugnanza all'esistente, cioè una non impossibilità, si potrebbe dire, ma ovviamente sarebbe circolare, per questo viene utilizzato il termine repugnanza all'esistenza. C'è quindi una connessione da parte di Ariano diretta tra la definizione del possibile e la questione di come il possibile vada all'esistenza, giunga all'esistenza, sia portato all'esistenza. Questo perché Ariaga scrive già in una stagione in cui nella scolastica gesuitica si discute moltissimo su come le idee delle cose creabili, quindi possibili nella mente di Dio, vengano organizzate, vengano eventualmente scelte da Dio in funzione questa discussione implica anche una riflessione su cosa voglia dire che i possibili sono candidabili alla creazione, che cosa comporti rispetto allo statuto di esistenza dei possibili, eventualmente in più rispetto alla grande questione dell'essere dei possibili che aveva agitato la stagione precedente della scolastica, in particolare quando il rito di Ganda aveva provato a sostenere che le idee possibili delle cose create avevano un essere indipendente dall'essere loro conferito, la teoria opposta dal semplice essere pensato da Dio, cioè l'essere, diciamo, sto tranciando un po' malamente, ma diciamo un essere non puramente obiettivo, ma un essere proprio. Questa discussione, essendo, diciamo, rimasta alle spalle, perché l'idea che l'essere delle idee di Dio coincida con il loro essere pensato nell'intelletto, in effetti l'intelletto divino sia la regione dei possibili, come avrà anche dire Leibniz, implica però l'accettazione di questa prospettiva, implica però una questione importante nel rapporto, diciamo, tra intelletto e volontà divina, di, come dicevo, la candidabilità dei possibili a essere. Allora, quello che è importante da aggiungere rispetto ad Ariaga è che questa possibilità non è però funzione dell'esistenza, ma è una possibilità intrinseca, cioè può essere considerata del tutto indipendentemente dalla potenza di un possibile realizzatore di queste idee o essenze o possibilità. Ciò che è chiamato possibile è l'ente nella sua entità completa, ma prescindendo dall'attività della potenza divina che lo realizzi o no. Anche se il possibile non viene realizzato, la qualità di possibile è data dal complesso delle disposizioni, qualità che l'ente costruito come possibile la mente di Dio sono attribuite antecedentemente, almeno in termini naturali, di logica, alla possibilità ulteriore della creazione. Ma questa è la prospettiva che assume Leibniz. In questa prospettiva, dal punto di vista di Leibniz, quindi ci sono due antonimi possibile, uno è necessario, come vedremo ci sono due sorte di necessità che Leibniz considera, e l'altro è reale. Poi il reale può essere più o meno reale a seconda che contenga più o meno percezione, e questo ha per Leibniz una connessione importante che qui non esploreremo affatto, cioè il modo in cui la maggiore o minore realtà portata da un possibile, da un insieme di possibili, è un elemento rilevante nella scelta di vita. Ora, intorno all'epoca in cui Leibniz comincia a definire la sua posizione sulla dinamica, diciamo intorno agli scritti del primo periodo annoverano che viene presentato in una parte della sua relazione, Leibniz comincia anche a sistemare la sua idea di come le modalità si relazionino tra loro, nella forma di una reazione a Spinoza. C'è nello stesso periodo in cui Leibniz pensava che quello di Moa fosse una buona ipotesi per il mondo fisico, Leibniz pensa anche che Spinoza dia delle interessanti opportunità per la dimostrazione dell'esistenza di Dio, e
c'è almeno un brevissimo momento in cui Leibniz pensa addirittura che si potrebbero accettare delle cose di Spinoza che non accetterà più mai, necessitarismo, monismo e così via, pure che si possa dimostrare l'esistenza. Poi capisce che questa cosa non lo porterebbe veramente dove piacerebbe arrivare, primo. Secondo, capisce che c'è dal suo punto di vista qualche cosa che non funziona nel lignaggio di prove dell'esistenza di Dio, diciamo che va da Cartesio a Spinoza, cioè quella basata sulla nozione di essere perfettissimo, e comincia a lavorare sulla questione della possibilità di essere perfettissimo, cioè della compatibilità delle perfezioni, ne discute con Spinoza senza grande risultato, continua a lavorare su questo e in quegli anni sviluppa un gruppo di principi modali, di leggi modali generali, una la chiama addirittura un teorema modale, che costituiscono, diciamo, un altro pezzo dell'ossatura della filosofia leibniziana. Il primo è un principio estremamente anti-spinoziano, cioè che non ogni possibile giunge all'esistenza. Con questo genere di ragionamento Leibniz aveva cominciato a avvalcarsi all'inizio del suo periodo parigino, ragionando intorno al concetto di serie delle cose. La serie delle cose che viene creata potrebbe non essere l'unica serie possibile delle cose, e quindi si può ragionare su individui appartenenti a differenti serie di cose, se il giuda che appartiene alla serie di cose che è stata creata ha diritto o non diritto di protestare con Dio rispetto al destino che gli è stato riservato, e così via. Poi per un certo periodo, che è questa fase di interesse per la prospettiva spinoziana, questi vengono messi un po' da parte, invece tornano con l'idea specifica che il primo punto su cui rompe con Spinoza è che non ogni possibile diventa reale, ci sono dei possibili che non esisteranno mai, il che dal punto di vista di Spinoza non è accettabile, ciò che non esiste e non esisterà mai non è possibile per Spinoza, che non è la definizione di possibile di Spinoza. Un secondo principio modale è appunto questo teorema, il magnifico teorema, vertice della teoria modale, secondo il quale se l'essere necessario è possibile, basta che l'essere necessario sia possibile, insomma, esiste. Dalla possibilità dell'essere necessario deriva dimostrativamente la sua esistenza. E questa è la prima versione della prova dell'esistenza di Dio di Leibniz, almeno la prima prova dell'esistenza di Dio che Leibniz ritiene di aver sviluppato come sua prova. Leibniz sviluppa 4 o 5 prove dell'esistenza di Dio, secondo come si decide di contarle, nel senso di versioni riconducibili a concetti da lui sviluppati per dimostrare l'esistenza di Dio. Questa è la prima di cui, diciamo, pensa di potersi vantare, e lo fa appunto in questo modo un po' bombastico, un magnifico teorema e così. Un terzo principio modale di grande importanza per la filosofia di Leibniz viene sviluppato qualche anno dopo, e la sua forma più nota è che i possibili esigono l'esistenza. A volte Leibniz la racconta anche nei termini di una lotta dei possibili tra i possibili per giungere all'esistenza, che vuol dire che nella mente di Dio è impossibile fare una vita veramente difficile, c'è questo darwinismo sociale in mente dei. Naturalmente questa è una metafora, non andrebbe presa se non come una metafora, un modo di raccontare quest'idea che c'è una comparazione tra singoli possibili e collezioni di possibili per decidere qual è il migliore dei modi possibili che verrà creato. C'è però all'interno questa nozione specifica di teoria modale, cioè che la possibilità non è indifferente all'essere. Mentre nella tradizione il concetto di possibile è spesso espressamente dichiarato essere indifferente all'essere, cioè ciò che è possibile lo è a prescindere che poi sia o non sia, i possibili nella mente di Dio, secondo Leibniz, quindi i possibili, perché nella mente di Dio ci sono tutti, sono stati considerati tutti i possibili, tendono invece all'esistenza o esigono l'esistenza, ed esigere qui è non un termine soggettivo psicologistico, un termine tecnico che vuol dire che hanno bisogno dell'esistenza per essere completati. No, l'esistenza è il tempo. Questo perché accade?
accade perché Dio, quando considera i possibili, li considera insieme alla possibilità aggiuntiva, come si diceva prima, di creare, cioè all'opportunità o no, per Dio stesso, di creare certuni di questi possibili che sono collezionati insieme in qualche modo. Il modo è ovviamente costituire un mondo, un universo, mettendo insieme una collezione di possibili. In questo senso c'è qualcosa di più che la semplice possibilità nella considerazione da parte di Dio dei possibili, perché Dio considera i possibili sempre in congiunzione con l'eventuale creazione, e quindi nella considerazione dei possibili da parte di Dio manca appunto il giungere all'esistenza per ciascuno di essi, e per alcuni di questi l'esistenza porta a compimento il loro statuto di possibili in quanto creati. Allora, questa esigenza dell'esistenza è il terzo fondamentale principio modale della filosofia. Cosa sono questi possibili? Nella tradizione scolastica i possibili erano soprattutto delle essenze generali. Si creano pietre, si creano uomini, nel senso che si crea l'umanità, poi ci si aggiungono delle particolari, diciamo, si crea l'umanità, si crea la razionalità, e quindi in questo modo si crea l'umanità e così. Ora, non è che Leibniz non abbia presente questo, cioè Leibniz ha presente che logicamente quando si costituisce la nozione possibile di pietro, si comincia a metterci che è un animale come una pietra, si aggiunge la razionalità e così via, e questo vale in termini logici, per cui c'è un ordine logico in cui possono essere costituiti i possibili, ma i possibili su cui Dio ragiona secondo Leibniz sono individui possibili, non sono la possibilità di creare gli uomini, ma è la possibilità o no di creare Pietro, ove con Pietro io sto intendendo Pietro che è nel nostro mondo. Chi è familiare, diciamo, concetti cristiani, per Leibniz vale la rigidità dei disegnatori tanto quanto vale per Cristo. Quindi Adamo è il primo uomo del nostro mondo, del nostro universo, e se noi parliamo di un Adamo di un altro universo possibile, quello che stiamo dicendo è: sospendiamo l'uso corretto dei disegnatori, usiamo un disegnatore generico che ha a caso lo stesso nome del disegnatore del nostro mondo, per intendere degli individui che in altri mondi possibili assomigliano a questo individuo del nostro mondo. Ma questo non è un modo rigoroso di parlare, ce l'ha, è solo un modo permissibile di parlare. Di questi individui, come si sa, per Leibniz sono nozioni complete, esiste una nozione completa di ciascuno degli individui che compone l'universo nella mente di Dio, e da questa nozione completa chi la conosca è l'unico che è in grado di farlo, essendo Dio, è in grado di trovarvi ogni proposizione vera che concerne quell'individuo. Gli individui non vengono poi considerati da soli, ma vengono appunto collezionati in mondi possibili, e il paragone viene fatto tra mondi possibili. Questo perché non è mai presa in considerazione da Leibniz l'idea che ci siano considerazioni specifiche dei singoli individui prima che siano messi insieme in un mondo. L'unica considerazione che si può fare è tra ciò che effettivamente verrebbe creato nel suo complesso, e quindi una collezione di individui. Questo non vuol dire probabilmente che nella mente di Dio non si formino mondi in cui c'è un solo individuo, o in cui ci sono solo carote, cioè dei figli piccoli presenti, o cose di questo genere, ma diciamo nella piramide di valutazione dei mondi possibili, in cima alla quale c'è il migliore dei mondi possibili, poi non possono carote stare molto in basso, e i figli suddetti sarebbero completamente d'accordo. Come dicevo prima, la scelta è fatta sulla base di una scelta morale, di perfetta saggezza. Questo significa che è una scelta necessaria, cioè che Dio non potrebbe fare altrimenti, ma non è che Dio non potrebbe fare altrimenti perché ciò è logicamente impossibile. Se gli altri sono mondi possibili, è possibile creare anche gli altri mondi. È moralmente possibile che Dio crei un mondo differente dal migliore dei mondi possibili, e questo permette a Leibniz di introdurre la differenza tra necessità metafisica o logica, quella che
che ha a che fare con la contraddizione, e la necessità morale, quella ha a che fare con ciò che una persona fatta in un certo modo non potrebbe non fare, ma naturalmente è logicamente possibile che faccia. Una persona molto saggia, diciamo, una persona molto prova, non accetterà offerte di corruzione, ma non perché questo sia logicamente impossibile, bensì perché la sua costituzione morale non glielo permette in nessun modo. La costituzione morale di Dio è sempre perfettissima, non c'è modo che Dio non crei il migliore dei mondi possibili, ma questa non è un'impossibilità logica, è un'impossibilità morale. Dunque, necessità logica, necessità. Del possibile così definito ci sono due termini parenti diretti, uno dei quali è contingente, impossibile quando diventa reale sulla base di una scelta morale, non è reale per necessità metafisica e quindi rimane contingente. Naturalmente nel contingente ci sono aspetti di necessità, per esempio 2 più 2 fa 4 è una verità eterna e tutte le cose ubbidiscono a questa verità eterna tranne quelle che sogniamo o quelle che ci immaginiamo durante possibili momenti di poesia o allucinazione, ma la differenza tra allucinazioni e sogni da una parte e il mondo reale dall'altra è proprio che il mondo reale risponde alle verità eterne, mentre nei sogni quattro cose potrebbero diventare cinque in qualunque momento, e quello rivela proprio la differenza. Una cosa che ci si potrebbe chiedere qui, specialmente sulla questione dei possibili che richiedono l'esistenza, è se si possa teoreticamente configurare un principio differente da Dio che assicuri questo ruolo fondazionale, cioè che dia ai possibili la spinta verso l'esistenza che dà ad essi Dio, cioè se ci sia detto altrimenti, una possibile trascrizione spinoziana della teoria leibniziana dei possibili. Leibniz l'ha ovviamente citata, ma è consapevole della questione, tant'è che scrive a un suo corrispondente molto più avanti nel tempo che è perfettamente vero che ciò che non è e non è stato e mai sarà non è possibile, cioè quello che dice Spinoza, se possibile è identificato con compossibile, cioè essere possibile all'interno di una data collezione di individui possibili che formano un mondo. Quando io ho formato un mondo tra tutte queste cose che ci stanno dentro, vi è un rapporto di compossibilità, cioè ciascuna era possibile presa per sé, ma poi messe insieme ciascuna è compossibile con le altre. Compossibile non è una parola che ha inventato Leibniz, però era equivalente a possibile, cioè non contraddittorio, a coerente. E questo significato invece specifico è costruito da Leibniz in relazione alla sua teoria. Ora questo grosso modo è quello che possiamo dire del possibile in Leibniz e in un certo senso il potenziale è molto simile al possibile anche prima di Leibniz, per cui per esempio nella distinzione che la scolastica usa molto tra potenza metafisica e potenza logica, dalla parte della potenza logica troviamo il possibile nel senso che abbiamo discusso fino adesso. Leibniz usa moltissime distinzioni che la scolastica gli mette sul tavolo, l'altra che usa espressamente è quella tra potenza attiva e potenza passiva. L'aspetto importante da cogliere nella posizione di Leibniz rispetto a questo è che però né potenza attiva né potenza passiva sono nozioni rilevanti, perché l'intero comparto di potenza attiva e passiva è contrapposto da Leibniz alla nozione di forza attiva, che è la nozione su cui Dan ha ampiamente fondato una lettura della nascita della metafisica di Leibniz che io trovo perfettamente credibile. Per cui su questo parlerò pochissimo. Abbiamo rispetto al potenziale sia l'indipendenza della nozione di possibile, cioè possibile non è definito come potenza logica, ma è definito come possibile, e poi noi possiamo dire che la potenza in termini logici è qualcosa di, e c'è una preeminenza da questo punto di vista della nozione di possibile, nel senso che la
definisce la nozione di potenziale, di potenza, in termini di possibilità, non di certezza. Il possibile è possibile intrinsecamente, come per Ariaga, nel senso di non richiedere la potenza di Dio, soltanto il suo intelletto, per poter essere definito. C'è un bel articolo, credo l'ultimo articolo che ha scritto Maurizio Montadori su Leibniz, sulla possibilità del possibile, in cui spiego che non c'è nessun bisogno di definire in Leibniz la possibilità del possibile, perché il possibile si dà direttamente, con l'intelletto. C'è questo passo dei nuovi saggi che ho messo a quel punto, in cui Leibniz dice: se puissance, cioè power, per loro, corrisponde al latino potenzia, va contrastato con atto, con la transizione dalla potenza all'atto, che è il movimento, e allora tanto vale dire che la potenza in generale è la possibilità. Questo appunto per dire che la potenza viene definita in termini di possibilità e non di certezza. Ora, da parte di Leibniz c'è una grande antipatia per la nozione di potenza, cioè tutte le volte che può ne parla male, tutte le volte che può dice: gli scolastici hanno parlato tanto della potenza, ma le potenze degli scolastici sono potenze nude, che non hanno un orientamento definito, sono semplicemente la possibilità che una cosa accada. Ma questa possibilità non produce sostanze, non produce la storia dell'universo, non produce la legge di sviluppo degli individui, non produce niente. E siccome ciò che interessa Leibniz è una metafisica invece produttiva, in cui a partire da principi di produttività che si trovano già in Dio, vi è una produttività interna all'universo, l'armonia prestabilita è quella cosa per cui, dato la creazione all'inizio, poi l'universo si produce da sé, in quanto questo è dato alle creature di fare. Ovviamente, se Dio ogni istante non mantenesse la realtà delle creature, eccetera, eccetera, anzi, è convinto della necessità della creazione continua, ma la creazione continua non è a ogni momento la decisione sull'istante successivo, perché l'istante successivo, come sappiamo bene dalla frase più famosa di Leibniz, è già contenuto nell'istante precedente, cioè il presente è grado del futuro, e quindi l'universo si autoproduce in questo senso, non nel senso di essere capace di mantenersi da sé, perché senza Dio piomberebbe nel nulla, ma nel senso che ha un suo sviluppo interno e quindi è senso autoproduttivo. Ora, le potenze nude degli scolastici, le potenze nude volgarmente sostenute dagli scolastici, come anche le facoltà nude, sono un elemento di costante polemica per Leibniz, perché queste non sono che la possibilità prossima che si compia un'azione, cioè che un cambiamento venga prodotto. Ma per la produzione del cambiamento, che ciò che invece interessa, non basta la facoltà nuda, non basta la potenza nuda, e quindi la metafisica, una nuova definizione del concetto di sostanza, e in effetti qui sto citando dallo scritto di implementazione del concetto di sostanza che già Den citava, è necessaria una forza attiva. No, poi qui c'è una cosa che salto direttamente, gli appassionati di Leibniz riconoscono nella prossimità un concetto che già Leibniz aveva usato per definire le idee, ma questo non lo togliamo di mezzo. Ora, se la potenza deve essere orientata verso qualcosa e il concetto di potenza non contiene questo orientamento, serve un altro concetto. Ora, la potenza che si orienta verso qualcosa è ciò che Leibniz in genere chiama virtualità, o chiama il virtuale, e quindi da qui in avanti parla di quello. La prima cosa da dire, qui aggiungo un punto: io ho discusso di queste cose tempo fa a Aberdeen, in uno dei seminari organizzati da Morgan Slade, quando si trovava lì. Ho cambiato un po' idea su come leggere alcuni dei passi. In effetti, la ragione per cui ho voluto parlare di possibile potenziale virtuale era proprio quello di sentire l'effetto che fa una lettura leggermente diversa da quella che andavo qualche anno addietro. Allora, dicevo, necessita, quando si parla di virtuale, un approccio un po' deflazionario, nel senso che quando si parla di Leibniz un po' a tutto si può appiccicare la virtualità, e ci sono
importanti letture di Leipzig, in cui questa è la chiave di lettura, no? Come in un certo senso tutto si può ritrovare in una piega, tutto può anche essere virtuale, eventualmente può essere virtuale nella piega. E questo, diciamo, in alcuni casi, diciamo un caso, può avere una qualche efficacia interpretativa. In tutti gli altri casi ne ha molta meno, e in questo senso io credo che si debba essere prudenti, cioè molte delle virtualità che sono attribuite a Leibniz sono prive di significato. In particolare i concetti di vis, di virtus, di attività, di entelechia, che sono così importanti, non implicano necessariamente una virtualità, specialmente non implicano necessariamente una virtualità nel senso bersoniano, che è stato poi ripreso da Deleuze, in quel bellissimo libretto che si chiama Bersonismo, e che a Deleuze permette di interpretare Leibniz, ma non necessariamente a chiunque altro nello stesso modo. I termini sono dei termini ovvi, cioè virtuali, virtualmente, così via, e sono perfettamente corrispondenti, ed è un caso interessante, tra francese e latino, mentre non esistono per niente nel tedesco di Leibniz. L'antonimo di virtuale non è reale, come quando noi diciamo realtà virtuale, possibile, bla bla bla, nel senso che da parte di Leibniz e da parte delle sue fonti scolastiche, peraltro, virtuale è principalmente contrapposto a formale, cioè l'alternativa a dire questa cosa è presente in modo virtuale e dire questa cosa è presente in modo formale o formalmente. L'altro termine che viene usato, specialmente quando ci si sposta dalla metafisica alla logica, è espressamente, un certo significato, una certa intenzione è contenuta virtualmente oppure contenuta espressamente, e vedremo. Leibniz inizia a usare questo vocabolario peculiare della virtualità già nel 1663, quindi nella tesi sul principio dell'individuo che discute a 17 anni, quindi diciamo era familiare con questo linguaggio, appare in uno dei corollari che ci sono al fondo, che qui peraltro saltiamo. Una cosa che adesso salterei anche di questa traccia sono una serie di significati secondari che si possono individuare nell'uso che Leibniz fa di questo gruppo di termini. Ne ho fatto un piccolo elenco, sono casi in cui ovviamente Leibniz usa la parola virtuale, ma tanto potrebbe usare un'altra, e per di più il contesto è privo di vero interesse. Invece c'è un uso tecnico che è rilevante, che è utile mostrare che Leibniz conosceva, cioè la teoria della distinzione virtuale. In particolare ne sono potuto trovare anche in altre fonti, questo diciamo una conferma del fatto che le fonti di Leibniz sono disparate e improbabili. La principale appunto che si fa sulla distinzione formale, virtuale e modale è da Abst, che non sembra esattamente il posto di andare a cercare una trattazione della distinzione formale e modale, però tant'è. E lì si segna anche cos'è la distinzione virtuale. La distinzione virtuale è legata alla virtus, cioè all'effetto, e quindi possiamo dire che è una distinzione che attiene, se la si legge così, all'ambito della fisica. Leibniz però è anche consapevole che la distinzione virtuale è usata dai metafisici, e lo vediamo in una polemica che conduce in almeno due luoghi differenti, uno essendo abbastanza importante, cioè i nuovi saggi con Honoré e il rifiuto di Honoré de Fabry delle distinzioni virtuali, cioè dell'uso del concetto di distinzione virtuale per accomodare certi problemi della dottrina della Trinità. Leibniz dice, primo, i metafisici fanno un certo uso delle distinzioni virtuali tutte le volte che hanno dei problemi di contraddizione troppo difficili da maneggiare. Secondo, dice, Honoré de Fabry fa malissimo a rifiutare le distinzioni virtuali, perché poi si trova a non poter più trattare correttamente la dottrina della Trinità, cioè le distinzioni virtuali in Dio, sia la tripartizione dei principi all'interno di Dio come unità, sia la tripartizione delle persone in Dio, e questo problema si è creato da solo, dice Leibniz, rifiutando
concetto di distinzione temporale. Se, lasciamo, se diciamo, lasciamo questi due significati per un momento dietro di noi, cioè quello di filosofia naturale e quello di teologia, della distinzione virtuale, virtuali delle virtualis si riferiscono alle modificazioni di relazione, cioè sono dei modi di relazione, per esempio la relazione di Inès. E questo è uno degli usi principali che fa Leibniz. Lo troviamo relativamente presto, uno dei primi esempi che ho trovato in questo passo del 76, in una bozza proprio della sua prima versione della prova dell'esistenza di Dio. Ed è l'idea che le perfezioni possano essere contenute, la singola perfezione possa essere contenuta in un gruppo di perfezioni, il che è equivalente a dire un termine logico contenuto in una proposizione che mette insieme più termini logici, o espressamente o virtualmente. E poi si, in una versione diversa, la prima versione, era virtualmente o formalmente. Virtualmente o formalmente più, diciamo così, metafisico, virtualmente espressamente più logico. Leibniz vede chiaramente una corrispondenza diretta tra le due coppie, cioè nelle due coppie formale e espresso hanno lo stesso ruolo in contrapposizione. E in effetti questa è la ragione per cui prima vi dicevo che quelli sono i due fondamentali antonomi di virtuale. C'è un passo del Cayetano che direi possiamo felicemente saltare, che spiega però perché virtuale può essere associato sia alla virtus come effetto, sia all'essere presente per virtù dei termini, non perché io voglia far sembrare che mi piace Cayetano. Leibniz è consapevole del fatto che l'uso di questi termini non risponde all'etichetta della filosofia del suo tempo. Questa cosa che Leibniz fa due volte, di scusarsi del vocabolario che usa, una è piuttosto famosa, ci sono due o tre lettere, di cui la principale è scritta Placcio, un dotto hamburghese, in cui si scusa di aver ripreso a parlare di forme sostanziali. A Placcio proprio scrive: mi rideranno dietro perché ho deciso che è il momento di farli vivere le forme sostanziali. Ed è un momento passeggero, perché poi si decide che invece un'idea splendida e che da lì in avanti se ne vanterà. Però c'è un momento in cui invece con alcuni dei suoi corrispondenti, dei quali ha l'idea che possa sembrare un linguaggio veramente un po' strano e demodesto, se ne scusa. La stessa cosa fa rispetto al virtuale una discussione con un importante cartesiano olandese, che è Ford, al quale sta cercando di inculcare la sua dottrina della sostanza. Lo fa malissimo. Ci sono questi passaggi molto famosi della corrispondenza con De Forest, in cui apparentemente c'è la spiegazione della teoria della sostanza in cui niente funziona, non perché abbia ragione De Forest, ma perché Leibniz non è che riesca tanto bene a spiegarsi, e in effetti si capisce che da lì non se ne esce. Un ramo laterale di questa cosa è una discussione sulla dinamica, l'inadeguatezza della fisica cartesiana e così via, e lì viene fuori virtuale, formale e così via, e Leibniz dice: non vorrei che ti turbassero questi vocaboli. E c'è una lettera dopo di Bernoulli, di Johann Bernoulli, che scrive a Leibniz dicendo: sì, De Forest, e si è turbato per il tuo uso di questi vocaboli, cioè gli sembrano dei vocaboli inappropriati. Per spiegare come funziona virtuali teleformali nell'uso che il Leibniz maturo comincia a fare di questi termini a De Forest, l'esempio che viene usato è questo dei ducati e dei talleri. C'è una lunga citazione latina che io ho abbreviato in una cosa che funzionava almeno ai cambi di ieri, cioè che un dinaro del Bahrein vale 3 dollari e vale virtualmente 3 dollari perché il valore che viene dato al dinaro del Bahrein è. Invece un dollaro vale 2 mezzi dollari formalmente, cioè perché è così. Il mezzo dollaro è definito come metà del dollaro, quindi il dollaro di per sé vale 2 mezzi dollari. In questo senso il dinaro del Bahrein vale virtualmente 3 volte il dollaro vale formalmente 2 volte il mezzo dollaro,
E da questo però si può inferire, togliendo sia virtualmente sia formalmente, che il dinaro del Bahrain vale 6,5 dollari. Quando si guarda soltanto al risultato, all'effetto, al valore, la combinazione tra l'effetto del cambio e il valore implicito di un dollaro uguale a 2,5 dollari produce che il dinaro del Bahrain vale 6,5 dollari. È una denominazione debole, cioè il risultato finale è virtuale, non è formale, perché dice Leibniz, la conclusione segue sempre la parte più debole. Quindi se abbiamo un termine formale, un termine virtuale, diciamo così, sommati insieme in un'inferenza, l'inferenza è virtuale. Allora, ci sono tre importanti usi, e mi avvio a chiudere, che sono tutti relativi a come funziona il mondo. Il primo è relativo a ciò di cui sta parlando con De Fonder, cioè l'azione. Ciò che sta dicendo è che l'azione produce virtualmente certi risultati e formalmente certi altri risultati, se noi vogliamo vedere quale azione è doppia di un'altra. Un'azione che produce un effetto doppio, la stessa azione che produce un effetto doppio di un'altra azione, rispetto a quell'azione virtualmente doppia. Invece la stessa azione che rispetto solo a se stessa produce un effetto doppio, per esempio perché è protratta per il doppio del tempo, è formalmente doppia. E il risultato è, diciamo, simmetrico alla questione delle valute. Il dinaro del Bahrain produceva 3 dollari virtualmente e un'azione che è doppia di un'altra produce virtualmente il doppio dell'altra, ma la stessa azione tenuta per il doppio del tempo produce un effetto che è formalmente doppio. Ora questo, diciamo, azione qui è un termine che caratterizza, questo lo dico per te, che è coinvolto in questo dibattito, più o meno come lo sono io. Azione è un termine che riguarda il progetto generale della scienza della dinamica, ma in questo progetto riguarda una fase piuttosto specifica, cioè è un termine che segnala riflessioni nate in un gruppo di scritti, in particolare quelli sorti nel viaggio italiano di Leibniz, e in particolare un certo modo di formulare in termini antinewtoniani o alternativi a Newton la sua dinamica, in particolare nel senso che la forza non è uno dei concetti di quella dinamica, cioè non è una delle costanti o delle variabili, comunque dei termini che in quella dinamica vengono calcolati, no? Mentre lo è per la dinamica newtoniana fin da subito, la forza è uguale alla massa con l'accelerazione, quello che noi studiamo a scuola, c'è una proposizione equivalente nei principi a matematica che Leibniz legge a Roma. Invece una formula come questa nella dinamica che Leibniz scrive in quegli anni non c'è, perché la misura della forza è data da un insieme di calcoli che concernono soltanto gli effetti e la forza non entra mai direttamente in questi calcoli. La dinamica di Leibniz calcola lo spostamento di un oggetto rispetto al suo centro di gravità, posto che l'oggetto abbia un certo peso e così via, ma quell'espressione non viene mai messa dall'altra parte, per esempio, di un'equazione in cui ci sia come termine opposto rispetto all'uguale la forza. E questa è una peculiarità della dinamica leibniziana che la distingue significativamente e purtroppo in negativo, cioè una delle cose che rendono meno efficace la dinamica leibniziana rispetto alla dinamica newtoniana. Ora, su questo concetto di azione abbiamo il primo caso in cui c'è un'azione che è il doppio di un'altra azione e produce lo stesso effetto in metà del tempo. Il secondo caso vede la stessa azione protratta per il doppio del tempo e produce un risultato di doppia quantità. Ora, questa chiarificazione non serve assolutamente a niente in quella discussione, perché il risultato di cui Leibniz litiga anche con Bernoulli su questo, e c'è una discussione particolarmente mal riuscita con Bernoulli, che è peggio della discussione che non riesce ad avere con De Fonder su questo. Quindi chiaramente sono punti che Leibniz, in particolare quando girano intorno al concetto di azione e al rapporto dell'azione, non funzionano benissimo. Funziona però, anche se questo, diciamo, sembra che non funzioni, e diciamo la ragione per un significato rilevante è proprio che sembra che non funzioni, funziona se è riferito alla relazione tra causa e effetto, cioè in particolare a quella questione che
ben giustamente individuava come il punto di partenza della dinamica ragnziana, cioè di una dinamica ragnziana tutt'uno, al posto delle teorie fisiche del mondo che ragnziana prima. Il rapporto tra causa piena e effetto integro. Il rapporto tra causa piena e effetto integro può essere formale o virtuale. E se lo si riconduce a quel livello, allora anche il discorso dell'azione riprende senso. Il problema è una certa difficoltà di Leibniz a discutere con De Forge o Bernoulli, rinviando per forza sempre a una teoria del rapporto tra causa piena e effetto integro. Però in quel senso funziona. E questo vale anche per quelle cose di cui parlavamo prima, cioè per il possibile. L'essenza di Dio contiene eminentemente la stessa cosa, normalmente c'è questo senso di maggiore importanza metafisica di ciò che contiene rispetto a ciò che è contenuto, le creature. Questo perché? Perché gli effetti sono sempre contenuti virtualmente nella causa totale, cioè non semplicemente c'è l'equazione tra la causa totale, la causa piena e l'effetto integro, ma c'è anche il contenimento dell'effetto integro virtualmente nella causa prima che l'effetto sia prodotto. E questo, se si riconduce a questo, metafisicamente funziona, ma tradurlo invece nel rapporto tra forza ed effetti in termini di azione che produce dei risultati funziona piuttosto. Un secondo significato, quello più famoso, è quello dell'innatismo virtuale di Leibniz. Ci sono in noi delle nozioni virtuali, il senso è un po' lo stesso dei semi che contengono virtualmente l'albero. Io ho punteggiato l'endout di citazioni della scolastica che sto saltando, quell'idea della causa totale dell'effetto pieno. C'è un passo di Gabriel Bill che la spiega meravigliosamente. C'è anche un passo dell'ordinanza di Scopo che sicuramente Leibniz non ha letto, ma è possibile, seriamente possibile, che abbia invece letto questo passo di Gabriel Bill. C'è un passo di Suarez in cui si articola la stessa idea, cioè delle specie come nozioni seminali da cui poi si può produrre la conoscenza come uno sviluppo, per sostenere l'esatto contrario di quello che dice Leibniz, ma il quadro è all'incirca quello. Leibniz pensa che noi abbiamo virtualmente la capacità di sviluppare nozioni come quella di numero, per esempio, che non apprendiamo dall'esperienza, perché il numero è trasversale all'esperienza, si forma nel sensorio comune e noi abbiamo la disposizione a costruire certe nozioni del sensorio comune, come quella di numero, tempo, spazio e così via, e questa disposizione è innata. E per questa ragione Dio ci ha dato anche le disposizioni innate a sviluppare tutte le nozioni che si possono costruire sulla base di concetti come numero, spazio, tempo, cioè sono in noi virtualmente innate tutta la aritmetica, tutta la geometria. Salvo le citazioni che dicono semplicemente quello che appunto ho detto adesso. La metafora preferita da Leibniz però non è il seme e l'albero, ma è il blocco di marmo che contiene già virtualmente nelle sue venature una stanza. Questo perché? Perché in Leibniz c'è la polemica con la concezione della mente come camera oscura, come la paglia bianca e così via, quella della tradizione aristotelica presa da Locke, con cui sta discutendo dei nuovi saggi, e quindi sostiene che c'è in noi appunto una virtualità, una determinazione a produrre certe cose piuttosto che altre, appunto una potenza orientata, come abbiamo detto. La tela della nostra camera oscura ha delle pieghe. Ed è lì che si trova la connessione tra pieghe e virtualità, se mi eravate chiesti prima quando venisse nel discorso. E queste pieghe fanno sì che noi vediamo le cose proiettate nella camera oscura in un modo o nell'altro. Non solo, ma la nostra mente è assimilabile al blocco di marmo in cui certe venature delineano meglio la figura della testa di Ercole piuttosto che la figura di un cavallo. E il bravo scultore troverà quella cosa lì. Noi semplicemente quello che facciamo è scavare un pochettino. È interessante che c'è una fonte specifica di questo, cioè c'è un momento in cui si può vedere Leibniz e sapete che siamo aha moments, ed è quando legge il Lettotatus di Caramuel di Lovitz e trova che Caramuel
suscita una discussione tra Ariaga, di nuovo, e P. Rick Lincenum, che è Richard Lynch, sono entrambi gesuiti, entrambi hanno insegnato in Spagna, entrambi sono stati allievi di Hurtado de Mendoza, ma in università diverse. Ariaga lascia la Spagna abbastanza presto per andare, come si sa, a impadronirsi di Praga per conto dei gesuiti, e farà quello per il resto della sua vita. Non si sono mai incontrati, questa discussione non ha mai avuto luogo, non esiste una dissertazione, come dice la nota dell'edizione critica, la iniziana, non reperita, c'è però un luogo che vi ho messo nell'handout del corso filosofico di Ariaga, in cui Ariaga discute questa questione, cioè se la figura sia definita dalla sua pienezza o dalla carenza del superfluo. E la teoria di Ariaga è che ogni figura è definita da una carenza del superfluo. La figura di una statua, cioè la figura di ogni oggetto artificiale, cioè ogni oggetto che viene prodotto dando una forma alla materia, quella forma, cioè la figura esteriore dell'oggetto, è definita non come per le piante, come una crescita, quindi un principio interiore, ma come carenza dell'eccesso, ciò che è stato tolto, e questo è. Richard Lynch non è d'accordo su questo, e Ariaga ne discute. E a un certo punto, in questo passo che dice: ha ragione Ariaga a dire che il capo di Cesare formalmente richiede per esserci la carenza delle parti che vanno tolte dallo scultore. E a un certo punto ora dice c'è un'analogia dell'aritmetica, si inferisce la carenza formale, non semplicemente, e Leibniz si nota, ma non è che possiamo prendere questa nozione senza l'elemento formale, e a me sembra che quello sia il punto in cui Leibniz ha l'intuizione che se togli il formale, cioè se togli l'elemento formale, rimane la virtualità di quella forma che apparirebbe formalmente grazie all'effettiva ablazione del superfluo, no? Cioè quello è il punto in cui Leibniz si rende conto che da lì viene fuori l'applicabilità del concetto di virtuale alla presenza di una figura, così come la presenza di una figura va scoperta in quanto presente innata in noi in un processo conoscitivo che risponde, diciamo, al modo in cui noi lo scopriamo, per esempio in noi, grazie all'esperienza, non altrimenti, ma trovandola grazie all'esperienza in noi, la ritmica e la geometria. L'ultimo uso che si applica alla verità, ed è abbastanza interessante, è quello dell'identità virtuale. Abbiamo già accennato alla nozione completa degli individui, la nozione completa degli individui, quella che ha Dio, che Dio conosce perfettamente, contiene in sé tutte le proposizioni vere. Ora, le proposizioni vere sono le proposizioni in cui il predicato è contenuto nel concetto. E Leibniz dice, naturalmente questo accade a volte espressamente, però può accadere anche virtualmente. Io ho fatto l'esempio più banale possibile di una espressione che è una verità eterna, secondo Leibniz, espressamente, cioè A uguale A. È un'espressione che lo è invece virtualmente, cioè non espressamente, A uguale a B. Per riconoscere che questa è una verità eterna bisogna compiere un'operazione logica, cioè quella di riconoscere l'identità di uno dei due membri, scusate, A B e A, non ho detto al contrario, un momento di pizzia, riconoscere cioè che l'espressione sedia rossa è sedia. E questa è una verità eterna. In questa però non è una verità eterna espressamente come sedia è sedia o rossa è rossa, e richiede appunto un'operazione, in questo senso è virtuale. E allora l'identità in generale delle proposizioni che sono vere in questo modo è un'identità virtuale. Ora, questo l'aveva trovato Leibniz in Julius, e io vi ho dato il luogo perché il passo di Julius, la frasetta proprio, le esponibili sul virtuale del coniugo, le esponibili sono termine tecnico. Adesso non ci fermiamo perché ho promesso di finire entro i prossimi 4 minuti. C'è un passo molto chiaro nelle Generalis Inquisitiones, che è il più importante scritto di logica di Leibniz, su come questo valga non soltanto per le verità eterne, ma anche per i termini incomplessi. Cioè che anche nei termini incomplessi, anche se
la risoluzione non arriva mai al fondo, ma non nel senso che non ci sia la risoluzione, perché nei termini complessi la risoluzione teoricamente può sempre esserci. Il punto è che la risoluzione completata porterebbe alla coincidenza virtuale dei termini complessi su cui sta ragionando, e eviterò adesso di spiegarvi di cosa sta parlando, se no in qualche modo la farsi leggere. La coincidenza che è virtuale nei termini di cui sta ragionando, per esempio una composizione vera in cui il predicato contenuto nel soggetto in certi modi, diventerebbe formale da virtuale. Allora, questo passo non è molto interessante per noi, ovviamente, per il contenuto, ma per il fatto che dice che questo ragionamento si applica non soltanto alle verità interne espresse. Nel discorso di metafisica, come si sa, questo concetto è applicato proprio all'inesse del predicato del soggetto che sostiene la teoria delle nozioni comuni. Cioè, bisogna che il predicato sia compreso, sia contenuto nel soggetto, anche quando non lo è espressamente, almeno virtualmente. Questa virtualità, che poi per Dio è perfettamente apparente, cioè per Dio non c'è differenza tra quella virtualità e la formalità, in quanto Dio vede completamente la risoluzione che noi non possiamo vedere, è una delle due o tre ragioni per cui poi Leibniz arriverà a sostenere che si può dimostrare che quelle verità sono comunque contingenti, perché non sono passibili di dimostrazione, dato che la risoluzione richiederebbe un processo infinito, e questa è la famosa teoria di Leibniz, quindi la radice della contingenza infinita. Ora, un punto abbastanza importante per i fissati con Leibniz è quello che ho messo lì, cioè che se sono comprese virtualmente, allora non sono comprese formalmente, e quindi non sono compresi come tali, il che significa che i concetti completi non sono distinti. E questo è un punto che, diciamo, i fanatici di certe questioni leibniziane discutono a lungo. A me sembra che la possibilità del contenimento virtuale escluda che la forma propria nella mente di Dio delle nozioni complete sia quella della lista di predicati. Ne ho discusso in un paper che è uscito con la data del 2010, ma era stato presentato all'Leibniz Congress del 2011 come relazione di chiusura, e in realtà la rivista con la data del 2010 è uscita nel 2011, quindi è un paper che ha avuto una storia complicata di pubblicazione. E quello che volevo dire in conclusione è essenzialmente che, così come la nozione dell'individuo comprende virtualmente ogni proposizione vera che concerne quell'individuo, così la decisione di creare un mondo particolare, migliore di tutti i mondi possibili, comprende virtualmente tutte le decisioni che concernono ogni particolare carattere di quel mondo. Il che significa che ciò si applica sia alla nozione individuale sia alla nozione del mondo possibile, la nozione complessiva del mondo possibile. Il che è, diciamo, mostrato con chiarezza da una citazione di una lettera in cui Leibniz prova a spiegare quest'idea all'Arcadio Est, che è una delle persone con cui discute in una certa fase di più di questioni teologiche. E ciò che è interessante, ed è appunto il mio punto conclusivo, è che Leibniz dice è la stessa cosa di come ci sono le prospettive su una città. Cioè la principale metafora che Leibniz usa per parlare del rapporto individuo-mondo. Il che a me sembra che voglia dire che virtuale ha più a che fare con la realtà di quanto potenziale abbia a che fare con la realtà, e questo almeno apparentemente o virtualmente è su questo tipo di relazione. Grazie per questa splendida relazione. Che ci saranno molte domande, facciamo quanti? Sì, fare una pausa. 20 minuti di pausa. 20 minuti di pausa perfettamente meritata. E thank you very much for what of you and request for that which are very, very simple questions. So nothing is simple. Yeah, I know. But it's not that. Maybe his questions are really simple. No, well, which are somehow connected because they are related to
the living force, so the distinction, for example, between living and dead force, and in your endowed in T10 there is you put the derivative force, the active one, living and dead, the passive, penetrability and resistance. Yes. I was wondering if there is any relationship, or which is the relationship between living and the impenetrability, or death and resistance. If there is a direct connection. Okay. No, I can tell you what living and dead impenetrability and resistance are. The active forces are living force is the force that's associated with a body that's actually in motion. So a body in motion has the ability to raise itself, say, a certain distance, depending upon its size and speed. Dead force, on the other hand, is virtual force, I might say. It is the force associated with say gravitation or elasticity. If you pull out a bow and hold it, it is the force that's associated with that. It is not actual motion, but it is the beginning of motion. And living force is actually the integral of dead force, right? The sum of dead force. What is the connection between living force and living bodies? Because I can't understand how can I differentiate between living and inert bodies if living force is... They're living in different senses. It's not the same. And the two kinds of passive force are impenetrability, the property by virtue of which two bodies cannot occupy the same place at once. And resistance, which is a reaction to collision, that where the body resists, provides a counter force to acquiring new motion. So those are completely different from the living and dead forces. But living force is not living in the same sense that a living body is a living body. It's living in the sense of its actual motion, as opposed to potential motion. And last question, if I may. So, there is in Leibniz anything like a vegetative force to define living bodies, because in Clark, there is something like this, and I was wondering if also Leibniz said that. Well, develop something similar to explain living bodies, to define living bodies. No. you know about Leibniz's biology and the idea of a machine de nature, right? The idea of an infinitely complex machine, but it's always a machine. And everything is explicable. This has been a really interesting, slightly puzzling feature of Leibniz's account of living things. On the one hand, living things require a soul. On the other hand, the soul doesn't really do anything in the functioning of the body, because the functioning of the body is completely mechanical. It is infinitary in the sense that, he says that a living body is infinitely complex. And that's the difference between a clock on the one hand and the human being on the other. They're both completely mechanical, but the human being is infinitely so. Every part of a living body is itself a mechanical part that contributes to the functioning of the body as a whole. Whereas in a clock, when you go down below, say, the level of the wheels, the parts of the wheel doesn't contribute mechanically. It's just the wheel as a whole. Right? So it's a finitary machine. But no, there is, and he is as Hobbesian as Hobbes is about the question of the explanation of life. Thank you.
dati di se stesso, se i dati di se stesso queste cose non sono definite bene. Cioè, da un lato, se predicato quindi esso soggetto, quindi adesso iniziamo tutto con la posizione, possiamo dire, analitica, no? Abbiamo quindi il primo è, diciamo, il predicato è incluso nel soggetto, okay? Abbiamo un primo gruppo di proposizioni, che sono quelle di cui ho fatto l'esempio, A uguale A, poi AB uguale A. A in AB uguale in AB è contenuto virtualmente. A in AB, giusto? Però prima avevi detto che sì, mi pare, no? Ecco, diciamo, A è contenuto virtualmente in AB, ma anche nelle proposizioni contingenti, in forza della coerenza del predicato del soggetto, il predicato è contenuto del soggetto, virtualmente. Quindi ci sono due coerenze virtuali, una dentro le proposizioni analitiche, nelle identità non tautologiche, l'altra nelle proposizioni contingenti. Direi che in entrambi i casi il predicato è contenuto virtualmente nel soggetto. Sì, diciamo, in tutte le proposizioni il predicato non è contenuto espressamente nel soggetto. Quando noi parliamo di proposizioni la cosa diventa un po' più complicata. Se parliamo delle proposizioni, anche le proposizioni di cui io facevo gli esempi, se quelle proposizioni riguardano enti realmente esistenti, mentre nella mente di Dio sono verità eterne, nel mondo non lo so più. Cioè, che quella sedia, diciamo che quella sedia color legno e color legno è una verità eterna in mente lei, ma è una verità contingente nel mondo, perché nel mondo stiamo parlando della realtà degli oggetti, non della considerazione ipotetica se quella sedia fatta così color legno esiste, allora è color legno, che è la forma delle verità eterne, cioè la possibilità di Dio. Nel momento in cui invece noi raggiungiamo una proposizione sulle cose del mondo, allora è contingente. Il fatto che il predicato sia contenuto virtualmente in entrambi i casi è sufficiente perché non è contenuto espressamente. Ora, non è che non è contenuto espressamente nel senso che quando noi formuliamo la proposizione non c'è, perché per esempio in come io ho formulato la proposizione sembra cretino dire che non è contenuto espressamente, perché quando io dico la sedia di color legno è color legno, la sedia di color legno sembra chiaramente contenere il predicato, e in effetti questo è l'esempio di come tu puoi trasformare il principio metafisico in una singola proposizione in cui il contenimento è espresso. Ma il punto è che noi quando stiamo parlando delle verità non stiamo parlando di proposizioni. Quando stiamo parlando della nozione non stiamo parlando del nome che appare nella proposizione, stiamo parlando della nozione di un individuo possibile che sta nella mente di Dio, la cui forma è per noi incomprensibile, perché noi sappiamo che dalla conoscenza piena di quella nozione ci si può trovare dentro anche il fatto che quella sedia è ora, il fatto che sia virtuale vuol dire secondo me due cose differenti. Uno è che appunto la nozione di cui stiamo parlando non è la sua esibizione verbale, cioè non è un'esibizione verbale del tipo quella sedia che è chiaro, che ci ha aggiunto il colore più chiaro da una parte. Dall'altra, secondo me, questo implica che anche nella mente di Dio non sia affatto. Cioè che non ci sia nella mente di Dio un listato di proposizioni, ma ci sia la nozione, che ovviamente si può tradurre in un listato di proposizioni, ma che per come è contenuta nella mente di Dio non è un listato di proposizioni, è una nozione complessiva di tutte le proprietà di quella sedia. E le trasformazioni, diciamo, che vengono fatte di questa nozione per dare una rappresentazione concettiva ai filosofi analitici, per esempio, tendenzialmente finiscono per produrre delle contraddizioni, proprio per la ragione che traducono in formulazioni espresse anche i contenuti virtuali.
Però io direi che il contenimento virtuale è sempre niente a tutto profitto perché visto che hai esitato quando ti ho detto che per la dimensione di produzione analitica, quindi vorrei chiederti perché quando io ho studiato comuniale, come dicevo prima, lui ci diceva questo, che nell'universo della inizia è un secondo Lagnitz, poi di produzione analitica. Tu invece dissenti. Diciamo che quello è una logopatia, cioè dipende da come ti definisci la proposizione analitica. La differenza fondamentale è questa. Una proposizione è analitica anche nel caso in cui la risoluzione richiede effetti bassi, sì o no. Se anche nel caso in cui siano richiesti effetti bassi, la proposizione è analitica, allora c'è analitica. Leibniz non usa il concetto di proposizione analitica perché non ha nessun significato. Per lui quello vuol dire che una certa proposizione, per esempio, è eternamente vera, oppure valida soltanto per i suoi termini, no? Che appena comprende il significato dei termini, comprende la proposizione. Allora, questo per Leibniz, lui ha dimostrato, questo per Leibniz nel caso in cui siano richiesti infiniti passaggi non basta, perché la dimostrabilità deve essere un numero finito di passaggi. Se non è un numero finito di passaggi, allora non c'è l'ordine, per dire così. C'è semplicemente il fatto che Dio vede tutti quei passaggi, ma quello è, come dire, un dato, non è una proprietà. Cioè non definisce tutta la composizione, definisce solo che è vero, ma non rende dimostrabile che è vero, perché neanche Dio fa dimostrazione. Dio semplicemente conosce i passaggi, che è diverso da dimostrare. In questo senso c'è un'interpretazione che era anche abbastanza diffusa, che anche Massimo condivideva nel processo di limiti, è sbagliata. Però è sbagliata in funzione di come definisce la vita. But just then, I think it is important what Enrico said, that the term analytic is not used by this term. That's really content. Una domanda facile, sì, sì. No, lei ha parlato di questa lotta dei possibili verso l'esistenza. È soltanto uno di questi mondi possibili, ma poi esiste. Ora qui la mia domanda è cosa intende Leibniz per esistenza? Perché quando ha parlato di Enrico di Gant era chiaro che ci fosse un'esistenza obiettiva e poi fosse ammessa un altro tipo di esistenza. Per Leibniz ora il punto fondamentale è come si può dimostrare che può esistere soltanto un mondo. Leibniz, se non mi ricordo male, non sono un esperto con Leibniz, sono memorie dei corsi comunali, anche le mie, dimostra già a Parigi che può esistere solo un universo. La mia domanda è, qual è la concezione di esistenza che permette a Leibniz di dire che esiste soltanto un mondo e come si lega questa con la definizione di spazio e tempo? Perché a un certo punto Leibniz arriva a definire lo spazio come l'ordine dei coesistenti. E questo, diciamo pure, è interessante dato che prima è stato evocato Kripke, se uno pensa a Lewis, se uno pensa a Lewis, ai mondi possibili che poi sono mondi reali, i quali vengono definiti come scambi di punti chiusi sotto una relazione massimale esterna, di cui da varie relazioni, di cui poi da varie definizioni e costruzioni, quindi come si lega l'esistenza, com'è che dai può dire che esiste uno solo, perché altrimenti tutto il sistema trova. Sicuramente Leibniz non condivide l'idea che tutti i mondi possibili che esistono, cioè che hanno lo stesso tipo di essere. Da una parte c'è la controversia sull'essenza. L'essere dell'essenza, dal punto di vista di Leibniz, è una questione risolta, cioè l'essere dell'essenza è l'essere possibile. In quel senso l'essere possibile si contrappone all'essere creato, cioè l'essere di ciò che è stato creato. L'esistenza è un problema complicato che interseca questa cosa, non per esigenze che nascono da quella teoria, cioè la teoria che c'è un mondo creato, ma ci sono molti mondi possibili che non sono stati creati, ma da un problema che Leibniz ha con la prova ontologica.
per quanto riguarda la questione della serie delle cose che viene creata, okay, il modo in cui si esprime nel primo periodo parigino, che semplicemente dipende dagli scolastici che parlano di serie delle cose, invece da scolastici che parlano di possibili, poi invece scolastici che parlano di possibili, questo cambia, diciamo, delle technicalities della questione. E questo è semplicemente perché c'è la creazione, perché la creazione è il risultato di una decisione univoca della volontà di Dio. Non c'è bisogno di definire in un modo o nell'altro l'esistenza. L'unicità dell'universo creato dipende dalla non irrazionalità delle scelte di Dio. Se Dio non è capace di decidere tra due mondi e li crea tutte e due, c'è una cosa che non funziona in un modo in cui riteniamo che Dio abbia preso questa scelta. Se la traduci nel linguaggio successivo, cioè il migliore dei mondi possibili, il migliore dei mondi possibili per sé è già stato stabilito che è uno, e Dio non crea un mondo che non è il migliore dei mondi possibili, per esempio un second best, come dicono gli economisti, Dio non lo fa, perché questa sarebbe un'imperfezione nel concetto di Dio. Per quello non è bisogno di una o un'altra nozione di esistenza, basta una teoria della creazione sulla base di una scelta. Ma, e direi che Leibniz, benché non ce l'abbia chiarissimo nella Confessio Filosofico del 1972, sicuramente ce l'ha già chiaro in questo periodo sulla fisica, che non serve altro. La questione dell'esistenza per Leibniz è come arrivare a dire che l'esistenza non è una perfezione, per poter uscire dalla cronologia. Dall'idea che l'esistenza di altre vite è una perfezione di Dio. Questo lo disturba, qui c'è il problema, questo lo disturba perché se tu metti l'esistenza dalle perfezioni e vuoi sostenere che questo mondo è perfetto, hai dei problemi a discutere degli altri mondi. Per esempio, gli altri mondi erano manchevoli dell'esistenza con perfezione, vuol dire che allora qualunque mondo sia stato creato, se venisse creato per una perfezione. Questo è un problema per Leibniz, che di fatto lì comincia a farsi l'idea che dentro alla filosofia cartesiana ci sia una dottrina del mondo come unico mondo possibile, prima che questa dottrina sia formulata da Spinoza, e trova in quel passo famoso sulla materia che assume tutte le configurazioni possibili dei principi di filosofia la conferma che è davvero così. Quello che cerca allora di fare Leibniz è di spostare la questione della perfezione in rapporto con la questione di realtà, per cui c'è tanto di realtà nelle cose adesso quanto c'è di perfezione nell'essenza di quelle cose. E l'essenza è qualcosa che deriva da un rapporto tra perfezioni. L'essenza non è una perfezione, è il risultato di un rapporto tra perfezioni, per cui certe cose ricevono, oltre all'essere essenze, anche essere reali. Essere reali, che stiamo dicendo una cosa. Altre domande? E io una domanda per Enrico. Ma mettiamola così, in questa tua costruzione molto interessante anche del virtuale, la mostruosità, quale mostra, io penso soprattutto alle piante esotiche, quale, insomma, come rientra in questa tua ricostruzione? La mia impressione, ed è un'altra, è che Leibniz probabilmente avesse anche letto non soltanto la scolastica, ma quegli autori del tardo rinascimento francese che considerano le piante mostruose, le piante più assurde, le piante fantastiche come assolutamente esistenti e anzi come prova ontologica della complessità, della varietà della natura, un ordine diverso della natura, ribaltando l'ontologia aristotelica. Perché però forse sbaglio io, cioè forse no. Il tema Leibniz e le piante nella metà, esiste soltanto un libro su Leibniz e le piante, e approfitto perché la
presentata come si è andata con me, scritto da un cavotticello, scritto da Leibniz la propria vita. A me sembra che per Leibniz in generale la mostruosità non sia un problema, perché diciamo, tu puoi intendere come mostruosità principalmente due cose diverse, che lo trovi anche nei trattati, per fare ci sono le mostruosità nel senso di un prodotto mostruoso all'interno di un ordine normale, i Fred e Lombard citati nella liceo di fare, piuttosto che i livelli con le teste, quello è un tipo di mostruosità, e l'altro tipo di mostruosità sono esseri estremamente strani. Ora, sicuramente gli esseri estremamente strani per Leibniz fanno semplicemente parte della varietà dell'universo. C'è il continuo delle forme e ogni forma che sia producibile con i mezzi ordinari della natura è perfettamente credibile che venga prodotta, anzi più sono strane e più ti danno il senso della potenza del creatore, per cui per lui sono un arricchimento del giardino dell'universo, dei fiori, una vita così. Invece i mostri sono semplicemente però Leibniz non fa mai una discussione sui mostri come se mettessero in discussione l'ordine del mondo e neanche come se lo arricchissero. I mostri sono un problema, per esempio, di identificazione, cioè ci si chiede sempre se un dato con una certa forma si possa battezzare o no, e questo serve per Leibniz per sostenere una teoria opposta a quella di Locke sul rapporto tra identità di sostanza e identità di altro tipo. Principalmente per Leibniz non basta l'identità di memoria, non basta l'identità materiale, occorre anche l'identità di sostanza, e quello che tu ti chiedi in quei casi è se l'aspetto materiale ti permette di inferire un'identità di sostanza o un'identità di tipo di sostanza. Ti do la parola se ci sono. Però parlo un secondo con la domanda e poi ti lascio chiudere con l'ultima domanda, penso. Certo, question for Professor Garber about the end of your story. Okay. Just the very last quotation. It's some months before the end of its life. Mm-hmm. So you say it's coming back in a way 20 years back, something like that. Yeah. Yeah. And the question is, it's coming back to the metaphysical, I don't know, metaphysical approach or to dynamic approach. It's coming back to the question of unity, or is it coming back to the question of force? It looks to be like he's coming back to the dynamic conception. Because yeah. Let me read it in English. Composite substance does not formally consist of monads and their subordination, for then it would be a mere aggregate, that is an accidental being. Rather, it consists in primitive, active, and passive force, from which arise the qualities and actions and passions of the composite, which are perceived by the senses of distant being, more than phenomena. So what he said is that the composite substance consists now in the primitive, active, and passive force, which looks very much like the opposition to the speculative. I hesitate to say that this is a definitive position, because so often with Leibniz, he will try different things out and he will say things and then in a later text he will take it back. Yeah. And eventually he dies. So it is one of the last texts. But that's not to say it was sort of if he had lived another year. I think there's an element of continuity in that when you presented the discussion on the composition of passive and active aspects in the substances under or inside the Winkel substance, in fact it's completely modeled on the theory he devised to support the preceding theory of the substance, which is the substantiatum. And there's small writing in 1710, I think it is, yeah. In which he does the same thing, but the result is not a big substantiale, but a substantiatum. Yeah.
He just, I had to explain to people that, about the substantiantemens. Yes. He introduces, because I didn't introduce that complexity. What Leibniz talks about in some of the writings in the later part of his life is there is substantia, and the monads are substantiae. And then there is the substantiata, which are collections of monads that aren't really a substance, but sort of like a substance. And it's a way, it's a term that he introduces to enable him to talk about aggregates of monads as if they were a substance, but knowing perfectly well that metaphysically they are on a lower scale. And it's a very interesting move, and there are a number of texts where he does that. So it's clear that it's something that he was thinking about. What's interesting at the end, though, is he is not thinking about that. He's actually calling it. Yes, the other part of my remark was this. That I think that belongs to a phase that is a bit longer and begins with his tentative monadology to leave the word substance from composite substance and to speak only of composites. And I think there's a time in which he's working on the notion of composite. And I think that this is precisely one of the ways he's trying to deal with a possible instantiation of composites as real existing beings. That's quite possible. On the other hand, a contemporary, what's the name of the other piece that was written at the same time? Sometime before, the principles. Principles of Nature and Grace, which is almost contemporary. Almost contemporary. You know, I have an idea about the Mark. Really? No, I didn't know that. Yes, you do, because you quote it. Oh, I did. But the thing is, there he uses composite substance. Yes, and that's what is interesting is that in the further redactions of the monadology, he doesn't say composite substance. After the monadology, right, in public, let's say, he will again use composite substance, but in the monadology and in some letters, the monadology is actually very strange in that respect, because there is a hole in the middle of the monadology that most people don't notice. You begin with the monads, and then there is some middle stuff, and then all of a sudden you are in a box. And the connection between the one and the other is simply not discussed. And so there is this enormous hole. And I think at that point, I think what that, to me, what that means, and of course, you know, we can't ask Leibniz anymore, but to me what that means is that he really was unsure about how to get from open up. You know, in a certain sense, and the analogy, I think there's an interesting analogy with contemporary elementary particle theory. We know from various considerations about physics and mathematics and symmetry and this and that the ultimate reality is these elementary particles that obey laws that are very different from the laws that our everyday objects obey. On the other hand, we also know that there are tables and chairs and plants and people and so on. But we don't know how to get from the one to the other yet. It's a serious problem in physics, how it is that you go from the elementary particles that we know are the ultimate reality to the what they call condensed matter physics. And that's, I think, the problem in a way that Leibniz is confronting. And that he knows, for various metaphysical reasons, the reality has got to be in the monads. On the other hand, he certainly doesn't want to get rid of
the physical world, either. And he is insured. Ultima domanda. J'hésite à poser ma question parce qu'elle est trop là. De toute façon, c'est une question profane parce que l'œuvre de Leibniz est si immense et offre un tel feuilletage de principes, de chaque période, que celui qui n'a pas passé des années dans à étudier cela se sent très, très ignorant. Donc, j'avais le sentiment que, d'abord, merci beaucoup pour ces deux exposés que vous avez donnés. Le point porte sur leur différence de tonalité, c'est-à-dire l'exposé de Enrico m'a paru plutôt moins aporétique que celui de Dan. Et la question était la suivante. Dans la mesure où il y a encore distinguer des régions dans l'œuvre de Leibniz, est-ce qu'on peut estimer que l'évolution, le développement, la transformation, l'adaptation de la pensée de Leibniz sur les sujets logique, modalité, est plutôt moins spectaculaire, c'était la question que je posais à la dame que celle qui affecte la théorie de la substance et les forces et de la matière, dans la mesure où on peut distinguer. Et donc, est-ce que ça a un sens de distinguer ces degrés de transformation? Et s'agissant du problème porté par Dan, est-ce que les formulations de l'époque de la méthodologie peuvent être considérées comme définitives en droit, ou est-ce qu'on est encore à la recherche de quelque chose, et si oui, donc c'est plutôt une question pour Dan, comment expliquer cette infinité ou cette indéfinité de la recherche en matière proprement métaphysique? Alors, il me semble qu'il y avait des changements dans le domaine dont Enrico parlait. Bien sûr, oui. Bien sûr. Et tu n'avais pas mentionné, par exemple, la grande différence entre les développements des théories de contingence, par exemple, pas particulièrement avec le théorie de l'autre côté. Oui, c'est important, mais c'est en général la même chose. Ouais. Dans le domaine dont tu as parlé, parce qu'il me semble que le développement de théorie d'analyse infinie était très, très important. Et ça, c'était quelque chose vraiment important au milieu des années d'analyse. Pour la question de. Monadologie comme définitive, je pense que non. Et moi, je pense que c'était une grande tragédie que la monadologie ait été découverte et publiée après la mort. Je sais que c'est une sorte d'hérésie. Les deux grands essais qu'on utilise toujours pour enseigner Leibniz, le discours de métaphysique et le monologie, tous les deux étaient des essais dont Leibniz a refusé de publier. C'est évident que le discours de métaphysique était écrit au début avec l'idée de le publier. Mais très tôt, il me semble qu'il a décidé de ne pas le publier. Il a décidé de. L'idée était de publier la correspondance avec Arnaud, qui est différent dans des aspects très importants de la discours de musique. Mais enfin, c'était le système nouveau qui a décidé de publier au milieu à 1695. Avec la monologie, c'est
ce n'est pas tout à fait clair pourquoi il l'a écrit. Et moi, je pense qu'il il y a un espoir. Mais quelqu'un a demandé un résumé des monades. C'était Raymond, oui, qui a demandé ça. Mais enfin, il me semblait que la monadologie était en sorte de sommaire pour lui-même de sa métaphysique à ce moment. Et donc, il me semblait que c'est très significatif qu'il y a ces grands trous au milieu. Parce que c'était un sommaire, je sais ça, il y a des monades qui sont des vrais atomes de la pure. Il y a un décor, il y a des êtres vivants, etc. Mais entre une table de matière. Là, c'est plus juste. Ouais. En fait, il y a un état dans le développement de la monadologie auquel elle fait partie d'un projet d'édition. C'est-à-dire l'idée de Raymond de républier, la théoriser, comme le dit la liste, avec des essais que j'ai publiés dans des ouais. journaux et qui sont éparpillés et qu'on ne peut pas fonder ensemble. Et on le voit parce qu'il y a cette rédaction de la monadologie avec les références au paragraphe de la, ouais. de la théodicée. Mais ce n'est pas le dernier stade de développement. Ouais. Mais aussi, il y a aussi du travail après cela. Ouais. Et cela veut dire que l'Église a abandonné le projet de publication ouais. avec Raymond, mais continue à développer cet écrit dans l'essai de trouver de nouvelles formulations pour des problèmes qui sont bien, qui n'ont pas été résolu. Et la chose évidente, c'est que bien que les discours de métaphysique ne soient pas publiés, c'est une œuvre complète. C'est-à-dire, il a achevé. La monadologie est une œuvre inachevée. Il a simplement laissé de côté l'écrit, il est retourné à l'autre, parce qu'il avait des autres préoccupations, parce qu'il travaillait sur des autres choses, parce qu'il commença une autre phase de développement de sa pensée qui est celle décrite par Vincenzo de Risi dans ses travaux sur la correspondance d'Heinz-Clark, la nouvelle théorie de l'espace, etc., qui se développe dans ces dernières années. Et bon, peut-être qu'il avait des autres, ou peut-être parce que c'était simplement Beaucoup beaucoup de choses. Hein. Cela ne lui porta aucun résultat fiable. Mais c'est plus important qu'il y a des références dans une stade de composition, des références pour la théodicie. Mais les références, mais dans la théodicie même, il y a presque pas de référence à des monades. Il me semble qu'il y a une référence. Il y a une explication de la théorie des monades. Pas de demi-page, je pense que c'est seulement une phrase ou deux. La théorie de monade, c'est presque tout à fait absent de théorie, qui est quelque chose de vraiment frappant. Vraiment frappant. Et donc, il me semble qu'il a abandonné, comme Manu va dire, il a abandonné la monadologie. Mais la monadologie a été publiée à 1720, en 1721, en latin, probablement par Christian Wolff. Et on ne sait pas exactement comment on vient. Mais la question, c'est qui a eu le manuscrit. Et c'est possible que c'était Wolff. Mais c'était publié et immédiatement, tout le monde a pensé à. Ça, c'est la clé de la philosophie de Leibniz. Et alors, les monades sont très importantes, mais les monades ne sont pas la théorie des monades, mais pas la clé pour la philosophie de Leibniz. Mais la Nation Leibniz ne s'est jamais signé comme l'auteur de la doctrine des monades. Non, c'est l'auteur du système de la monnaie de la Leibniz.
Molto bene, penso che possiamo chiudere qui, è stata una splendida mattinata, grazie a voi che avete assistito e grazie soprattutto ai due. Grazie a voi. Torniamo alle 15.30. 15.30 qui per la sessione comunitaria. Grazie mille. Words of truth, karma.